Sì, noi siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo in palestra, di quello che abbiamo fatto. L'eredità dell'anno scorso poteva essere un'eredità scomoda perché comunque siamo arrivati a fare i playoff in un campionato particolare, però comunque agli annali rimarrà che siamo andati ai playoff e quindi potevamo partire con delle aspettative eccessive. Fortunatamente noi, il gruppo, le ragazze, lo staff, la dirigenza non hanno mai messo pressione da questo punto di vista e non si è mai chiesto di ripetere i risultati dell'anno scorso, ma questo ci ha aiutato a raggiungerli, perché creando un buon clima e le giocatrici sono tutte giocatrici di qualità, gli innesti che abbiamo fatto sono innesti utili, intendo Saradori, intendo la palleggiatrice Martina, l'ossatura è rimasta la stessa, insomma siamo partiti dai valori buoni dell'anno scorso e siamo riusciti a mettere ancora qualcosina in più. Sì, sicuramente quello dell'anno scorso rimarrà per sempre un campionato anomalo. Quello di quest'anno ho rivisto i valori della B che avevo già incontrato quando allenavo a Riva ed è un campionato sicuramente interessante. E ti dirò anche le squadre giovani che a inizio campionato, a inizio giro d'andata, hanno pagato un po' pegno, insomma, perché inesperte, insomma, di categoria. Incontrando, faccio l'esempio di Flero, di Brescia, che abbiamo incontrato recentemente, ormai un mese, Promovol, esattamente, e sono giovani che sono veramente un bel gruppo che sta crescendo in maniera esponenziale e che nel giorno di ritorno, secondo me, darà filo da torcere a tutti. Sì, io ho molto rispetto per Piadena e per Peschiera. Contro di loro non abbiamo giocato al meglio, soprattutto con Piadena, ma non so, probabilmente giocando al meglio si lotta, ecco, ma se appena cali un attimo con quelle due squadre lì si perde, perché sono veramente due squadre molto quadrate, molto ben organizzate. Peschiera ha dimostrato di difendere l'impossibile e di sbagliare una media di 3 palloni a set, che in questa categoria è veramente straordinario. E con Davis qualche rimpianto c'è, perché è stato un 3-2 con due set persi di vantaggi, il primo e il quarto, è un set che poteva portarci 3 punti, una partita che poteva portarci 3 punti, ma per assurdo quella sconfitta lì ci è servita molto. E le vittorie successive con Medore e con altre squadre, secondo me, sono anche figlie di quella sconfitta che ci è servita. Sì, sicuramente se le prime due non rallentano, il terzo posto, diciamo, è l'obiettivo massimo che ci possiamo prefiggere e cercheremo di raggiungerlo in tutti i modi. Continuando a lavorare come stiamo facendo, perché stiamo facendo bene, e si tratta di ripetere i buoni risultati e, se possibile, migliorare quelli che non sono stati ottimali. Sarà difficile perché tante squadre sono migliorate, soprattutto quelle giovani. E sono curioso di vedere cosa faremo nei derby. Lo stesso C9, che abbiamo incontrato non molto tempo fa, insomma, comunque mi ha fatto una buona impressione, e riprenderemo con la Garis, quindi riprenderemo già con una partita emotivamente impegnativa, però ci proviamo a migliorarci. Sicuramente Martina ci sta dando una grossa mano. Adesso si sta allenando con costanza, in un ruolo che la diverte, a noi ci aiuta, ci permette anche il 6 contro 6 di farlo con più qualità, mi permette di mischiare un po' più le carte. Diciamo che abbiamo perso Nora, che per noi era un pezzo importante, in campo lei dava tanto, pur non riuscendo ad allenarsi con costanza. E con Martina abbiamo riempito quel buco lì, insomma, e devo dire che sicuramente sarà un'arma importante.